Il Piemonte invece al mare preferisce il barocco. È un itinerario domenicale fra i più suggestivi. Un itinerario che ci riporta indietro nel tempo, all'epoca in cui l'architettura ricamava sul telaio delle pietre le trame un po' contorte della sua fantasia. Gli stranieri si fermano a Torino, il centro del barocco. Poi lasciano la città e corrono alla scoperta di altri monumenti disseminati in tutto il Piemonte. A pochi chilometri da Torino, il castello di Racconigi, che fu residenza estiva dei Savoia. A Fossano, la chiesa della Santissima Trinità, di Francesco Gallo. A Savigliano, il palazzo Cravetta, costruito da Ercole Negro di Sanfront, verso il 1620. La caratteristica di questo palazzo è l'inserimento di pitture, stucchi e busti nel ritmo delle colonne pinnate e degli archi. Nei pressi di Mondovì, il santuario di Vicoforte, con la tipica cupola ellittica. La costruzione, iniziata dal Vittozzi, fu completata dal Gallo nel 1733. Infine la celebre palazzina di caccia di Stupinigi. Il viaggio per questa volta è terminato.